Sabato 6 maggio 2017, buongiorno dalla redazione di Teledauna e ben ritrovati anche oggi all'appuntamento con il nostro spazio dedicato all'informazione del mattino. Andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno per la rassegna stampa e il titolo di apertura parla del provvedimento sulla legittima difesa. Spari sulla legittima difesa. Dall'associazione magistrati coro di no alla nuova legge che ammette l'uso delle armi solo di notte. Renzi, pressing per cambiare. Puglia, dubbi dei commercianti, allarme dei giudici, ironia degli avvocati. Dall'Europa, elogi all'Italia sull'accoglienza. Ha salvato l'onore di tutti noi. Vediamo intanto la vignetta a proposito, ecco, della legittima difesa, la vignetta di Piedinini. Renzi, sulla legittima difesa, avrei qualcosa da obiettare. Spara, risponde Salvini. Il nuovo Renzi nei panni del difensore civico, la politica è affascinante perché è imprevedibile. Chi avrebbe mai immaginato che sulla sicurezza, patrimonio storico dei moderati, Renzi avrebbe scavalcato a destra addirittura Alfano? Poi ancora, la società delle armi e la legislazione emotiva. Non è uno scenario rassicurante quello che si offre all'osservatore disincantato di questo primo scorcio di terzo millennio a proposito di questi provvedimenti. Migranti e scafisti sanno che qualcuno li soccorrerà. Era la fine degli anni Ottanta del secolo scorso e ogni notte sulle coste pugliesi sbarcavano decine di gommoni carichi di albanesi. Il culmine fu raggiunto nell'agosto del 91, quando la nave Vlora entrò nel porto di Bari con a bordo circa 20.000 migranti, in prevalenza giovani alla ricerca di un futuro. L'Italia andò in tilt. Nelle istituzioni prese corpo da una parte una linea dura rappresentata dall'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e dall'altra la linea dell'accoglienza simboleggiata dal Sindaco di Bari Nicola Dalfino e dal Vescovo di Molfetta Monsignor Tonino Bello. Mazzette per gli appalti a Brindisi, arrestati in cinque dipendenti della centrale Enel di Cerano. Poi vedete. Domani le presidenziali in Francia. C'è molta paura per il terrorismo. Chiamata alle armi dell'ISIS. Uccidete Macron e Le Pen. Appello ai lupi solitari. Attaccate i seggi. Dunque l'ombra del terrorismo si allunga sulle elezioni francesi di domani. Il califfato, in un appello rivolto ai cosiddetti lupi solitari, ha chiesto che siano assassinati i due candidati e messi a ferro e fuoco i seggi. Intanto, secondo i sondaggi, Macron continua ad avanzare ai danni della Le Pen. Regione Puglia, costruzioni sono salve le pratiche presentate. Poi vediamo ancora Brindisi, Taranto, la xylella dilaga, 230 nuovi focolai, l'infezione in pratica che sta distruggendo gli uliveti, aziende a rischio chiusura. Foggia, si ribalta l'auto, muore a soli 21 anni, verso mezzogiorno di ieri, andava al lavoro. È accaduto su Via del Mare, forse una disattenzione, la causa dell'uscita fuori strada della sua auto e dunque dell'urto che poi ne ha provocato la morte. Quell'anziano in mare l'ho spinto per scherzo, delitto assurdo quello di Giuseppe Di Bello, 77 anni, morto annegato perché non sapeva nuotare. Ha confessato il 17enne arrestato a Monopoli. Poi vedete per quanto riguarda il calcio. Muntari, stop alla squalifica, il Bari oggi ad Avellino. Vediamo adesso anche la prima pagina della Gazzetta di Capitanata e vedete, si torna a parlare dei 17 arresti di Piazza Italia a Foggia, tra l'altro altri due che erano ricercati sono stati rintracciati a Milano ed entrambi arrestati. Quei 519 fotogrammi che incastrano i pusher. Il blitz take away della squadra mobile di Foggia, tra quelli più singolari le disperate ricerche della droga buttata alla vista degli agenti. Erano così arroganti da tornare a spacciare dopo i controlli di pubblica sicurezza. Rintracciati, come dicevamo, intanto a Milano ed arrestati gli ultimi due indagati, inizialmente non trovati dalle forze dell'ordine. Poi la tragica foto che mostra quello che resta dell'automobile del giovane ventunenne foggiano che è morto dopo essersi ribaltato più volte con la propria vettura mentre si recava sul posto di lavoro. Vedete l'auto, è qui una foto. Favori e abusi, sospensione per nove indagati.
Le indagini continuano sul blitz déjà vu che ricorderete portò all'arresto di diverse persone per uno scandalo all'interno dello Spesal, che è il servizio di prevenzione e controllo circa la sicurezza sul lavoro gestito dall'ASL. Ebbene, 9 degli indagati sono stati sospesi dai pubblici uffici e dunque dal lavoro. Bloccano il direttore e svuotano una cassaforte. Rapina ieri pomeriggio alla filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in zona Macchia Gialla, precisamente in via dell'Arcangelo Michele. Due rapinatori hanno svuotato la cassaforte. A Lucera tutti assolti per il blitz antidroga di 7 anni fa. Manfredonia, il sindaco Riccardi annuncia il piano per la Corte dei Conti. Cerignola, furto, spaccio, rapine ed evasione, 5 arresti dei carabinieri. Poi vedete, musica, consorzio Giordano, anzi concorso Giordano, chiedo scusa, i premiati di tutte le sezioni. La manifestazione che ha visto 5.000 tra concorrenti e accompagnatori, oltre 1.300 i partecipanti e un movimento di 5.000 persone, appunto tra genitori e accompagnatori, numeri inimmaginabili per la nona edizione del concorso nazionale Umberto Giordano, che ha visto come presidente di giuria quest'anno il maestro Beppe Vessicchio. Poi vedete in questo articolo di Filippo Santigliano, Corte d'Appello, la questione va riaperta in Parlamento. La vertenza sicurezza in provincia di Foggia, che ha suscitato anche l'interesse della Commissione parlamentare antimafia in audizione la scorsa settimana nel capoluogo Tauno, ha indirettamente riaperto anche la questione del potenziamento degli uffici giudiziari a Foggia e di conseguenza in Capitanata. La stessa Presidente della Commissione antimafia, onorevole Bindi, ha ritenuto ragionevole la richiesta dell'istituzione a Foggia di una sezione e una sede autonoma della Corte d'Appello e di conseguenza della Direzione Distrettuale Antimafia e degli altri uffici aggregati come il Tribunale per i minorenni e il Tribunale Amministrativo Regionale, il cosiddetto TAR. Prima pagina anche per l'attacco, infine, vedete Franco e Fedele condannati a vincere anche in Serie B. Il taglio dei contributi federali complica i piani, serve comunque capitale fresco. Dunque, per quanto riguarda, c'è stata questa scissione in società, c'è stato in pratica il socio al 50%, Massimo Curci, insieme a fratello Nicola, hanno lasciato la società. Poi vediamo Paola Mugnaia di quinta generazione, la rivoluzione digitale via Foggia. Poi vedete, il livello delle acque del mare si alza, rischio dall'Esina a Rodi. L'aumento del livello del mare porta non solo inondazioni, allagamenti, ma anche l'intrusione di acqua salata negli acquiferi. Questo si sente per decine di chilometri di distanza dalla costa. L'acqua salata entra negli acquiferi, entra nelle falde e addirittura arriva in piena campagna e contamina anche i suoli. Sospesi i 9 dipendenti pubblici dell'operazione Déjà Vu, gli scambi tra ispettori e imprenditori. Poi vedete Anna e le altre donne al tempo del monopolio maschile. Scrittura femminile come specchio dei desideri, dunque delle emozioni e delle cose da dire, anche di tipo politico. Questo per quanto riguarda, come ha spiegato la professoressa Antonella Cagnolati. Uno dei primi libri su cui è caduta l'attenzione della docente universitaria è stato quello di Anna Kuliscioff dal titolo Il monopolio dell'uomo. Tonga, tutto l'esotismo polinesiano nel primo tiki bar di Vieste. Poi vedete allarme, abbandoni e nessun punito. SOS di empatia contro il canile Lager. SOS abbandoni, provincia di Foggia. Ha suscitato stupore e ha inferocito gli animalisti il video diffuso su Facebook giorni fa dall'associazione Empatia, nel quale si vede un uomo lanciare in aria 2 cani oltre il cancello del canile. Placentino è il nuovo ministro provinciale per la concelebrazione nella chiesa inferiore di San Pio. Poi ancora il mio contenzioso con Pervi, scrive Fausto Parisi. E vediamo nella parte alta invece. Tributi, l'aspettiamo la nuova Equitalia. Dal 1 luglio il Comune affiderà il servizio al nuovo soggetto Cerin. Cerignola, Tatarella continua la mobilitazione, Cittadinanza Attiva ha segnato le criticità
dell'ospedale Ofantino. Gemellaggio nel segno di Sacco e Vanzetti, iniziativa congiunta delle scuole di Torre Maggiore e di Villa Falletto di Cuneo. Rieccoci all'interno delle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno e Gazzetta di Capitanata. Ebbene, vedete, Foggia, falsavano i controlli, 8 dipendenti ASL e un finanziere sospesi aggiustavano le autorizzazioni. Il Tribunale di Foggia ha emesso dunque questa ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici nei confronti di 9 pubblici dipendenti dello SPESAL, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. Tutti erano già sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Vediamo il servizio della nostra redazione. Dopo gli interrogatori previsti per legge degli indagati nello scandalo SPESAL, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL, che hanno fatto seguito all'operazione denominata Déjà Vu, eseguita ad aprile scorso dalla Guardia di Finanza, il Tribunale di Foggia, in data 2 maggio, ha emesso un'ordinanza di sospensione dai pubblici uffici nei confronti dei 9 dipendenti pubblici già sottoposti all'obbligo di dimora. L'interdizione dai pubblici uffici ha la durata di 12 mesi per il 50enne Antonio Curiale, tecnico della prevenzione dello SPESAL di Foggia, di 6 mesi nei confronti degli altri ispettori coinvolti nelle indagini e di 3 mesi per i pubblici dipendenti responsabili del rilascio dei patentini per il trattamento dei prodotti fitosanitari. L'operazione Déjà Vu dell'aprile del 2016 portò all'arresto dell'ingegnere Giorgio Amatucci, sorpreso dai finanzieri, mentre intascava una mazzetta di 10.000 euro per aver redatto una consulenza tecnica favorevole ad alcuni degli indagati e relativa alla morte di un operaio, Alessandro Lattuchelli, avvenuta ad Apricena il 27 gennaio del 2016. Il 6 luglio del 2016 Amatucci fu condannato a un anno di reclusione. Il proseguo delle indagini ha permesso di accertare che il coordinatore dello SPESAL, il 50enne Antonello Curiale, ha falsificato le relazioni sulle ispezioni sul rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro, a vantaggio dei soggetti sottoposti all'ispezione, tra cui alcune attività commerciali presenti all'interno del centro commerciale Grande Apulia, commettendo così i reati di falsità ideologica, commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, abuso d'ufficio e rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio. Dunque, vedete, favoritismi e abusi, i 9 sospesi dal lavoro, misure interdittive dopo l'arresto e gli obblighi di dimora. Questo per quanto riguarda lo scandalo SPESAL di Foggia. Vediamo ancora la cronaca, vedete, aggredisce i genitori, poi anche i poliziotti. È accaduto in corso Cairoli, dove sono dovuti intervenire 2 volanti. L'arresto è scattato per resistenza e danneggiamento pubblico ufficiale, denunciato anche per maltrattamenti. È stato utilizzato lo spray urticante per calmarlo, quindi poi il bloccato ed è stato trasferito in carcere. Erano rannicchiati a terra impauriti con il figlio a sovrastare su di loro. Così li hanno trovati gli agenti delle volanti intervenuti per un litigio in famiglia. Che hanno soccorso 2 anziani foggiani che sarebbero stati aggrediti per l'ennesima volta dal figlio violento con problemi di alcolismo. Vediamo altre notizie dalla Gazzetta di Capitanata. E vedete, si torna a parlare dell'operazione Takeaway, che ha portato all'arresto di 17 giovani per spaccio di sostanze stupefacenti in Piazza Italia. Vedete, l'arroganza dei pusher raccontata da 519 fotogrammi, sono quelli ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate sui pali di illuminazione di Piazza Italia. Si parla di ragazzi sfrontati che addirittura, anche dopo essere stati in questura per controlli, tornavano in Piazza Italia e riprendevano la droga buttata nelle aiuole tra l'erba alla vista degli agenti per riprendere a spacciare. Vedete, il sospettato, appena rilasciato dalla pubblica sicurezza, tornò subito a spacciare. La sistematica azione preventiva delle forze dell'ordine non ha sortito il minimo effetto dissuasivo. Poi vedete, presi anche gli ultimi 2 indagati, rintracciati a Milano, su segnalazione della squadra mobile foggiana. Poi vedete ancora, impressiona l'attività di spaccio alla luce del sole. Diversi indagati gravitano nel mondo della criminalità. Il tutto è avvenuto nelle zone limitrofe al cuore pulsante
delle attività scolastiche e universitarie del capoluogo, ricordiamo, a due passi dal Poerio e dal liceo e da altre scuole importanti della città e anche a due passi dalla università. Molteplici gli episodi documentati in un breve lasso di tempo, emerge un quadro criminogeno preoccupante. E poi vedete, la mancanza di un sistema di videosorveglianza pubblico e la scarsa illuminazione hanno agevolato gli spacciatori, ha denunciato la dottoressa Francesca Romana Pirrelli, il procuratore aggiunto che dal 20 aprile dirige la procura in attesa che venga nominato il nuovo procuratore capo dopo il trasferimento a Lecce del dottor Leonardo Leone De Castris. Dunque, dopo l'allarme del procuratore, sulla piazza è diventata feudo della mala. E poi vedete, quando sono i video a incastrare i pusher, due blitz analoghi in passato con 12 fermi grazie proprio alle telecamere nascoste. Adesso altre due notizie di cronaca. Purtroppo c'è stato un tragico incidente stradale, un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata diverse volte nel violento urto e nelle carambole effettuate dalla macchina. È morto un 21enne foggiano, si chiamava Simone Leone ed è morto ieri mattina a bordo della sua Peugeot mentre stava per recarsi al lavoro. Il giovane era da solo a bordo dell'auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'auto, dopo essersi ribaltata su se stessa più volte, si è fermata in pratica, vedete, nei pressi di un muretto. Al momento, anzi, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e gli operatori del 118, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. E nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, c'è stata una rapina a Foggia presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata in via dell'Arcangelo Michele. State vedendo la foto della zona. È successo durante l'apertura pomeridiana. Il direttore della filiale e due dipendenti sono stati presi in ostaggio da due rapinatori armati di coltello che hanno atteso l'apertura della cassaforte temporizzata e poi sembra si siano impadroniti di circa 80.000 euro, hanno prelevato il denaro e sono rapidamente fuggiti. Sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Foggia che, oltre a raccogliere le testimonianze degli avventori, dei clienti della banca presenti al momento della rapina, hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso della stessa banca. Non ci sono stati feriti, dunque buono il bottino ottenuto dai due rapinatori che sono stati freddi e rapidi nell'eseguire questa rapina. Così perdiamo 2.000 euro a ettaro. Le industrie riducono ancora i prezzi alla raccolta del pomodoro, i produttori agricoli disperati. Salta dunque il tavolo di intesa. Per Tondo e Pelato i trasformatori vogliono riconoscere da 5 a 10 euro in meno a tonnellata. Ferraioli dell'Anicav dice è colpa dei coltivatori. I produttori foggiani dicono invece non è servito a nulla un anno fa evitare di produrre più di quanto richiesto. Dove è finita l'etica degli industriali? Crolla l'aiuto dell'Unione Europea da 1.000 a 150 euro. Dunque segnali preoccupanti per i produttori di pomodoro. Compartigianato la Federazione delle Piccole e Medie Imprese. Simone dice vogliamo rivalutare le competenze artigiane delle aziende di antica memoria. È stato definito il piano per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri. Un vertice in prefettura ha stabilito le norme per la tutela degli immigrati minori. Il piano, illustrato dal sostituto procuratore del Tribunale dei Minori di Bari, Gianna Marai Nanna, è stato condiviso da tutti i rappresentanti e le istituzioni presenti. Presto sarà sottoscritto un protocollo per un sistema di massima tutela e protezione degli immigrati minori. Allora vediamo, è stata una sorpresa, noi parliamo tra un po' di sport. Corso di formazioni gratuite per formare 20 nuovi potatori è stato organizzato dalla Ciala EBAT con l'università. Le domande si presentano entro il 22 maggio.
Dunque, la Ciala EBAT, l'ente bilaterale agricolo territoriale, ha organizzato un corso di formazione a titolo gratuito per potatori, iniziativa in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente della Università di Foggia. Diamo qualche notizia dalla provincia. Il blitz antidroga si rivela un flop tra soluzioni e prescrizioni. In 12 furono arrestati nel luglio del 2010 per traffico di cocaina. Denominato Takeaway, coordinato dalla direzione del settore antimafia e condotto dai carabinieri. Gli imputati coinvolti Lucerini e Sanseveresi all'operazione seguì sequestro di beni ora restituiti. Poi vediamo ancora. Volturino, una macchina burocratica più snella, rapida ed efficace. I rischi penali, le norme anticorruzione e i decreti per velocizzare le pratiche. Un convegno riservato ad amministratori e funzionari. San Severo, verde pubblico vestito a festa per la Madonna del Soccorso. Gli interventi cominciati da qualche giorno, quali sono le strade e le zone interessate? Alberi potati e aiuoli in fiore nelle vie del centro e anche al cimitero. Poi vedete, San Severo, prima gli salva la vita, poi battezza la figlia. Storia a lieto fine, protagonista un carabiniere. Con la cintura il militare bloccò l'emorragia a un arto a un giovane ferito dal dirimpettaio. Monte Sant'Angelo, il Partito Democratico con il candidato D'Arienzo punta a costruire il centro-sinistra. A pochi giorni della presentazione delle liste regna solo l'incertezza, ma viene escluso qualsiasi accordo con esponenti di Forza Italia. Cagliano Varano, tutto pronto per la festa patronale, da domani a lunedì le celebrazioni per i Santi Cataldo e Michele, musica e mercatini. Poi a Manfredonia, vedete, apertura del castello Svevo Angioino, ma al museo si accede per prenotazione. Manfredonia, una task force per migliorare le entrate tributarie e patrimoniali. Il sindaco Riccardi dopo gli ammonimenti della Corte dei Conti. Nessuna sottovalutazione dei richiami, ora si lavora per mettere in equilibrio il bilancio. A Vieste ecco gli assaggiatori dell'olio d'oliva, concluso un corso professionale promosso dall'Associazione dei produttori agricoli del Gargano. A Cerignola, ancora cronaca, vedete, fermato un presunto spacciatore, gli amici del branco minacciano i carabinieri. Altro fermo per droga a San Ferdinando, guidava un'auto rubata e va a finire ai domiciliari. I militari bloccano il giovane con l'ausilio di pattuglie giunte dai paesi limitrofi. Poi ancora Cerignola, vedete, sul testamento biologico ed eutanasia, oggi un dibattito. Ed ora andiamo a vedere la pagina sportiva. C'è stata la notizia abbastanza inattesa della scissione in società da parte della famiglia Curci. E poi vedete, si parla già di programmi, ci sono anche già stati dei rinnovi di contratti. Sarno è più rossonero, la promozione fa scattare un altro anno di contratto. Il suo rapporto con il Foggia scadrà nel 2019. Lui in cassa soddisfatto. Non sono mai stato così tanto tempo in un club. Vincere qui è meraviglioso, ha detto. E poi Stroppa, proprio ai nostri microfoni, l'altra sera nella festa organizzata a Carapelle, nella città dei Curci, Stroppa ha dato una conferma importante. Se la nostra strategia è pronta, possiamo mandare questo contributo in cui Stroppa in pratica ufficializza la notizia della sua permanenza a Foggia. Sentiamo. Stroppa resta o no? Non lo so. L'intenzione, insomma, credo che l'abbia già esternata. No, no, Stroppa resta. C'è già un accordo verbale, non scritto, ma sì, vi do questa anteprima. E come gentiluomini basta una stretta di mano, no? Sì, ma non è una questione di essere gentiluomini. C'è una volontà da entrambe le parti di continuare questa avventura e quindi non c'è bisogno di ulteriori conferme, non c'è bisogno di un foglio di carta. Dunque, ufficializzata la permanenza a Foggia di Stroppa, si sta già pensando al futuro, anche se il campionato non è ancora terminato. Domenica è Foggia, domani si è impegnato alle 17:30 in quel di Cosenza per allungare la striscia positiva e scrivere altri numeri importanti alla galoppata di quest'anno.
E come avete avuto modo già di sapere, ieri sera abbiamo parlato tantissimo nel corso di Contropiede, il talk show sportivo condotto da Massimo Masico. Abbiamo avuto la telefonata in diretta di Massimo Curci, che oltre a ribadire di aver ceduto il proprio 50% a costo zero, ha, come dire, accennato anche a qualcuno dei motivi per i quali c'è stato questo divorzio. Tra l'altro ha anche annunciato nelle prossime ore, potrebbe essere anche nella giornata di oggi, una conferenza stampa in cui la famiglia Curci chiarirà le motivazioni del divorzio dal Foggia Calcio. È stata certamente una sorpresa, sia quando entrarono in società i fratelli Curci acquisendo il 50% del Foggia Calcio, così come una sorpresa è stata oggi, o meglio ieri, la cessione delle quote ai fratelli Sannella. Strana la coincidenza, non ancora terminato il campionato, ma un campionato che ha visto il Foggia vincere e dunque salire di categoria, e arriva contestualmente questa separazione. Adesso dunque il Foggia è tutto di Franco e Fedele Sannella, la cessione è stata ufficializzata e stipulata l'altro giorno presso lo studio del notaio Pascucci. Ieri intanto il Foggia ha continuato a festeggiare con i propri tifosi. C'è stata una bella festa al Granda Puglia dopo la festa che ha visto invece tutto un paese, Carapelle, raccolto intorno alla squadra e raccolto intorno ai suoi concittadini, i fratelli Curci. Dunque, attesa a momenti una conferenza stampa della famiglia Curci in cui saranno illustrati i motivi della cessione a titolo gratuito delle quote del Foggia Calcio. Intanto dicevamo che il campionato continua, domani il Foggia è impegnato a Cosenza alle 17:30, si cercherà di far realizzare gol a Fabio Mazzeo, così hanno detto i compagni di squadra che tengono molto affinché il compagno di squadra, Fabio Mazzeo, continui a mantenere la vetta della classifica marcatori e dunque si consolidi nel primato di bomber del girone C della Lega Pro. Bene, è tutto, termina qui questa rassegna stampa di oggi, sabato 6 maggio 2017. A voi tutti grazie per l'attenzione, vi ricordo di seguirci nelle prossime edizioni per gli aggiornamenti. Intanto siamo a sabato e dunque non mi resta altro che augurarvi buon fine settimana.